Sì, è stata un'edizione veramente molto bella, ricca di tanti eventi ludici e meno ludici, come il sindaco del paese di Balocchi, ma veramente è stata, sono stati 4 giorni intensi, belli e molto molto di grande soddisfazione per noi che mettiamo in piedi questo evento. E soprattutto la scelta del lunedì ci ha premiato, perché lunedì, che voi eravate presenti con le vostre telecamere, è stata veramente una giornata eccezionale. Ecco, qui si raggruppano tanti elementi nel paese dei Balocchi, ma qual è il vero segreto, il vero motore di questa manifestazione? Ma il vero segreto è questo, è che per una manifestazione come questa c'è un grande progetto che ci portiamo avanti da 15 anni, ogni anno si rinnova con un nuovo tema e anche nuove ricerche di spettacoli, di giochi e anche di cose serie. E poi c'è soprattutto l'aiuto degli sponsor e poi soprattutto direi il lavoro di tante persone gratuito, di volontari che sentono questo progetto loro e che si impegnano. Arriviamo a circa 150 volontari che si impegnano veramente per far sì che questa manifestazione dia il meglio. L'idea vincente è anche quella di inserire una tematica sociale importante, spesso e volentieri anche scomoda, in un contesto ludico e di divertimento. Questo doppio binario però comporta anche il fatto che ogni anno dovete studiare e escogitare qualcosa. Sì, questo è vero, ma è anche questo il bello, è quello che ci fa crescere anche noi come persone, perché un po' è la ricerca di essere persone migliori, quindi siamo alla ricerca sempre di una tematica e anche di persone che possono venire qui a raccontare quello che hanno fatto di eccezionale nel loro, diciamo, nel loro territorio o nel nostro paese. Siete già al lavoro per la prossima edizione o non vi fermate mai? Beh, adesso qualche giorno di stop, abbiamo sistemato la piazza, altra cosa incredibile perché questa piazza è grande, larga, e adesso qualche giorno di riposo, poi a ottobre ricominceremo con le nostre idee, confrontandoci tra di noi e poi scegliere quello che sarà la 16ª edizione.